Un omaggio ad un amico e ad un grande artista è quello che ha voluto fare il dottor Emilio Canidio, primario di pediatria dell'ospedale Maggiore di Crema, ma in questo caso nella veste di appassionato d'arte e amico profondo di Ugo Bacchetta, figlio d'arte, ultimo di una famiglia di pittori cremaschi. A 10 anni dalla scomparsa di Ugo Bacchetta, avvenuta nel 2005, l'amico Canidio ha voluto dedicargli una serata al Teatro San Domenico di Crema, dal titolo Etica ed Estetica, a cui i cremaschi hanno risposto numerosi, colpiti dalla grandezza di un pittore il cui valore artistico non è stato adeguatamente riconosciuto. La serata è stata introdotta dallo storico dell'arte Cesare Alpini, che ha inquadrato la figura di Ugo Bacchetta nel contesto familiare a cui era appartenuto di grandi pittori cremaschi a partire dall'Ottocento con Angelo Bacchetta e suo figlio Azeglio. Ma è stato l'amico Canidio a far emergere con grande emozione e trasporto sia i tratti umani che il valore artistico e pittorico attraverso la descrizione delle sue opere. Un artista riservato e profondo che, per mantenere la sua libertà espressiva e creativa, si è mantenuto lontano dal mercato e che era solito regalare i suoi quadri agli amici. La maggior parte dei quadri presenti a teatro fanno parte della collezione privata dell'amico Emilio Canidio. Ugo era una persona straordinaria ed estremamente riservata, non parlava mai delle sue cose. Io sono stato uno di quelli fortunati con il quale lui si è aperto di più. Lui diceva che io sapevo il 20% di quello che lui faceva, gli altri molto meno, ed ero quello che conoscevo di più. Ha voluto restituire questo 20% di questa persona straordinaria 10 anni alla morte. Un artista espressionista, figurativo e nello stesso tempo astratto, lo si vede nei dettagli ricchissimi di colori e minuzioso nei particolari. Da lontano il soggetto viene riconosciuto, ma avvicinandosi ci si perde nella libertà del segno. Questo tentativo di essere contemporaneamente figurativo e astratto è stato il suo tentativo solitario, fatto a Crema, fatto da solo, in maniera come proprio una ricerca personale e autonoma, straordinaria per certi aspetti.